Santa Vergine conferma, a Pedro Regis, quello che non avremmo mai voluto sentire. Un messaggio speciale vi attende, cari fratelli e sorelle. Ascoltate con cuore aperto le parole che la nostra Madre Celeste vuole rivolgervi in questo momento di grande importanza. In questi tempi incerti, in cui le tenebre sembrano avvolgere il mondo, una luce risplende per guidarci. Ascoltiamo insieme il messaggio della nostra Madre, che ci invita a stringerci a lei e a Gesù, unica fonte di vera consolazione e salvezza. Con umiltà e devozione, prepariamoci ad ascoltare le parole di conforto e di speranza che la Vergine Maria rivolge ai suoi figli amati. Leggiamo il messaggio. Cari figli, voi siete l'appartenenza del Signore e dovete seguire e servire solo Lui. Ascoltate la voce del Signore che parla ai vostri cuori e accettate la sua volontà per la vostra vita. Siate miti e umili di cuore, perché solo così potrete raggiungere la santità. Io sono la vostra madre e vi amo. Conosco ognuno di voi per nome e pregherò il mio Gesù per voi. L'umanità si è allontanata dal cammino di salvezza indicato da mio figlio Gesù e si sta dirigendo verso un grande abisso. Datemi le vostre mani e vi condurrò da mio figlio Gesù. Fuggite da ogni male e rivolgetevi a colui che è il vostro grande amico. Confidate in Gesù. In Lui c'è la vostra vera liberazione e salvezza. Verranno per voi tempi difficili. I giusti saranno disprezzati e i malvagi saranno al centro della scena. Si avvicinano dense tenebre spirituali e molti saranno contaminati. Non allontanatevi dalla verità. Quando tutto sembrerà perduto, la vittoria di Dio verrà da voi. Andate avanti senza paura. Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace.